Mettiamo a scala globale. Facciamo l'animazione. Qua, se andate sull'anteprima del materiale, tasto destro, fate anima. Vedrete il materiale che si anima, così si capisce anche bene. Noi cambiamo anche, vediamo se c'è qualcos'altro di meglio. Zada. Aumentiamo la velocità dell'animazione. Penso che possa già anche andare bene. Un verdino chiaro. Mettiamo un po' le ottave. E qui ci sono le anteprime. Se voi cliccate su questo triangolino vi farà vedere già le anteprime senza avere l'elenco. Lascio così e glielo metto all'oggetto nullo. Vediamo un po' l'anteprima. Più o meno così rimane in trasparenza. Che possiamo mettergli anche una diffusione. Disturbo. Adesso scegliamo da qui. Diamogli il colore. Mettiamo le ottave, finiamo la scala, mettiamo torniamo su diffusione, metodo, aggiungi. Fatto questo, creiamo un materiale per il pavimento, colore nero. Mettiamo una riflessione. Adesso non è proprio uguale all'intro con i colori, comunque con i materiali che ho usato. Comunque va bene. Ah, eccolo qui il difetto. Avendo il pavimento con la riflessione, chiaramente rifletterà il testo qui in alto, che questo non va bene. Quindi cosa possiamo fare per ovviare al problema? Possiamo andare sull'oggetto clona, tasto destro, cinema tag, andare su mostra, usa visibilità, spuntiamo usa e si accenderà la visibilità. Ora noi non vogliamo farlo vedere fino a quando non appare, quindi da 0, da 50 keyframe portiamolo a 0, registriamo. Portiamo un po' avanti, portiamo a 100 la visibilità e clicchiamo. Infatti qui ancora non si vede. Andiamo qua. Ma io direi che vada anche bene. Qui inizia a vedersi. Ok, poi potremo fare un camera shake quando colpisce. Andiamo nel momento in cui colpisce. Andiamo sulla camera, tasto destro. Cinema tag, dov'è? Vibra. Andiamo sul parametro vibra.
abilità posizione, frequenza la portiamo a 3, ampiezza la abbassiamo. Facciamo, allora, spuntiamo di nuovo senza, registriamo, mettiamoci più avanti, ok, due fotogrammi, magari anche di tre, ok, quattro, spuntiamo, e ok, che prende lo shake. Ora è poco, quindi aumentiamo un po' di qua. Andiamo solo 81, 83. Insomma, ci spostiamo ancora un pochino avanti. Lo rispuntiamo e lo spegniamo. Deve essere giusto proprio il colpo che dà. Aumentiamo la frequenza. Abilitiamo anche la rotazione, quasi quasi. Andiamo su qui, facciamo 0. Abilitiamo. Andiamo 4, 11 e 11. Portiamo al contrario, meno 10, mettiamo la frequenza, facciamo qui quando deve finire, spuntiamo via e via. Passiamo un po' la frequenza. Ok, è troppo la rotazione. Ok, niente, questo è tutto. Ok, poi giocateci voi con i vari parametri delle vibrazioni o che ne so, i materiali. Quello che volete fare potete fare. Grazie a tutti e scusate ancora per il volume della voce, ma purtroppo è così a quest'ora. Ciao!